Buongiorno, sono Assunta Fradotti della Link. La Link è un'azienda italiana che si occupa della produzione di cavi e connettori nel settore dell'entertainment. Negli ultimi anni sempre di più ci siamo dedicati a cercare di trovare delle soluzioni che siano non soltanto legate ai nostri prodotti, ma molto più a quello che il cliente può richiedere, per cui diciamo che ci stiamo sempre di più concentrando sulle soluzioni chiavi in mano, cioè praticamente tutto quello che serve per collegare apparecchiature. Nasciamo molto come azienda audio, come dicevo poi negli anni, insomma, ci siamo approcciati al video e poi alle luci. La presenza come stand Link è la prima volta. Siamo stati a Infocom l'anno scorso e 2 anni fa ospiti del nostro distributore di Zoom. La scelta di fare un nostro stand deriva dal fatto che noi riteniamo, facciamo Infocom in altre paesi in America e facciamo ISE in Europa. Riteniamo che sia una fiera dove c'è bisogno del produttore più che del distributore, per cui era la voglia di mostrare veramente tutto quello che possiamo fare, i nostri prodotti e di ospitare i clienti presso il nostro stand. Se parliamo di Emirati, sicuramente abbiamo visto negli anni una grandissima crescita, poi un blocco, c'è stato un momento di crisi 3-4 anni fa che ha fermato i grandi project, un po' perché appunto c'è stata una vera e propria crisi a livello, non stiamo parlando di crisi a livello europeo, insomma, però comunque c'è stato un momento nel quale hanno avuto dei problemi e un po' perché poi si era arrivata una certa saturazione. E negli ultimi 2-3 anni abbiamo visto invece rimuoversi anche grossi progetti negli Emirati, ma la cosa dove poi insomma credo sia importante, la cosa dove noi puntiamo sono i paesi intorno, cioè tutti parlano dell'Arabia Saudita, non è un caso, insomma i soldi sono lì, c'è tantissimo da fare e come gli altri paesi intorno. E quello che è successo è che Dubai, essendo la prima e per il tipo proprio di apertura rispetto all'Occidente che altri paesi non hanno, sarà comunque il punto dal quale si parte per andare a vendere in altri paesi. Voglio dire, per un'azienda europea o americana approcciare il mercato dell'Arabia Saudita pensando di non passare per Dubai è molto difficile al momento, appunto, non solo per i progetti relativi proprio all'area degli Emirati, ma quanto per la possibilità di avere un occhio sulle zone di traffico.